Salve a tutti, puntata di Onorato di domenica 25 luglio. Bene, sì, mancano finalmente pochi giorni alla fine di questo mese. Siamo rotti coglioni questo mese, come del qualsiasi mese passato, diciamo, ci siamo rotti le palle, ma voi non rompetevi le palle di Onorato ed è qua presente una bandana. Per cui iscrivetevi al canale, sotto c'è il pulsante, poi attivate la campanellina e in descrizione troverete ben due link. Uno serve per donare anche solo un euro per l'Istituto Cinematografico Fornace, in particolar modo per l'unica spesa viva nell'istituto, che è il sito, per cui istitutolafornace.tv, e l'altro link invece è per seguirmi in ogni dove, quindi dove io vi martello, perché dovete ricordarvi di donare anche solo un euro, fatelo, e quindi vabbè. E cioè, se volete donare anche 10 euro, beh, volentieri, anche 5, insomma, ecco, però diciamo che da uno in su va benissimo, insomma, se date i vero se pezzenti, abbiamo pazienza, ecco, cioè, li prendiamo comunque, ma è da pezzenti, sinceramente, da nascondere, vabbè. Diciamo che la puntata di ieri ci siamo salutati col fatto che stavamo a quota 3 medaglie, adesso già ho perso il conto, sinceramente ne abbiamo vinte, mi pare, altre 2 o 3, ne abbiamo vinte, poi mi pare un po', come sinceramente, insomma, mi rendo conto che ho fatto un po' stile i tifosi dello sport degli inutilmente milionari. abbiamo vinto, poi vabbè, anch'io, insomma, ecco, oddio, abbiamo vinto, vabbè, diciamo, hanno vinto loro il conto nostro, però considerando che sono comunque sport in cui guadagnano molto molto meno rispetto a quanto guadagnano gli inutilmente milionari, diciamo che quello non è comprensibile. Comunque dire abbiamo vinto, ma vabbè, diciamo che la nostra rappresentanza nazionale in quel di Tokyo dei vari sport, diciamo che ha collezionato altre medaglie, una su tutti che mi viene in mente, a parte, beh, diversi bronzi, diciamo che c'è uno scoglio, non riusciamo, no, forse c'è qualche argento, forse, e forse il pesi, mi pare argento, boh. E vabbè, diciamo che va bene così, e sicuramente il bronzo di per la prova di ciclismo individuale, che se lo porta a casa la Elisa Longo Borghini, quindi insomma grandissima, e insomma buono, molto buono. E detto, come ho detto nella puntata scorsa, se non vado errato, il fatto che stanno in Giappone, diciamo che mi limita parecchio a vedere queste Olimpiadi, perché voglio dire, porca troia, cioè, sto a calzarsi alle 4 del mattino, 5 per vedere le gare, aspettare che c'ho una zanzara che mi voleva pizzicare su un ginocchio, e ho già mi ha pizzicato qua, infatti si intravede dal rosso, e niente, quindi non riesco tanto a seguirli, insomma, ecco. E bene così, giornata di oggi che è andata così, insomma. Oggi, diciamo che con la mia compagna siamo
più lei che io, insomma, che ieri è stato tutta pulizia questo piano e quello sotto, oggi è stato il piano terra, e quindi insomma diciamo che sono proseguite, diciamo, le pulizie e varie robe. In più oggi sono giunti un po' di cose che ho ordinato, perché ripeto, il problema grosso che dico spesso e volentieri è che, per dire, no, quando è stato, insomma, l'ultima volta sono andato al lobby, tanto lo dico, e ho trovato, insomma, un olio, insomma, quel lubrificante, non per farsi seghe o per altre cose, ma intendo, cioè, poi, cazzo, certo, potrei anche risparmiare, vabbè, cioè, quello che serve per mettere sugli ingranaggi, sulle serrature, sul viti che bisogna svitare, insomma, che sono particolarmente parti, non viene incrostate, insomma, ecco, oppure cose che cigolano. Io per esempio ho messo sugli ingranaggi quelle lì, le cose delle tende, quelle di Asole, e adesso scorrono che è una bellezza, meraviglioso. E l'ho trovato a Loppi, voglio dire, insomma, ecco. Probabilmente avrei trovato anche al serramento quello che qua, ma diciamo che solo per entrare bisogna fare la fila, robe. Poi magari quando sono libero io, tipo sabato, domenica è chiuso, quindi quando cazzo ci vado, ecco. Però ci sono cose che purtroppo vai a prenderle, vai a cercarle nel negozietto o nella catena, magari, però comunque qua fisica, insomma, che in teoria dovrebbe pagare le tasse in Italia, speriamo, e dopo grandi catene pagano un sacco di tasse, non mi pagano un cazzo di tasse, comunque facciamo finta che pagano un sacco di tasse, che pagano tutti in Italia, il problema è che non le trovi, non c'è niente da fare. Cioè, io per esempio un cavo HDMI da 30 cm nesti cosi non l'ho trovati, non c'è stato verso di trovarli, sinceramente, per cui alla fine ho dovuto comprarlo via internet. Oppure mi è successo, come avevo detto, di un, come si chiama, adattatore d'asciugo a italiana, insomma, 3 poli, quella lì italiana, insomma, sto parlando di prese elettriche. Cioè, vado da 1 euro e costava 7-8 euro. Quando invece magari la stessa cosa, se vado anche alla SME, per esempio, mi costa magari, non so, 2 euro. Cazzo, cioè, ecco. Oppure, ecco, però con l'unica cosa è che la SME tocca andare là a fare, no? Cioè, mentre stai a fare pulizia, che mi dico, beh, ok, adesso mi vesto e vado alla SME. Cioè, o fare pulizia o fare la SME. Ecco, cioè, due cose assieme non riesci a farle, e quindi automaticamente che fai? Prendi e compri su Amazon, oppure tanto è quello, oppure, ecco, oppure non lo trovi nemmeno a SME, non lo trovi da nessuna parte, che fai? O te la inventi, o fai come gran parte dei negozianti di Orvieto, che odio alla grande, soprattutto quelli che fanno così, e ora vi spiego cosa. Quelli li odio, cioè io proprio li sterminerei, perché sono esseri inutili. Ecco, gente che non ha quella roba, cioè tu vai lì, c'hai, ecco, per esempio, un cavo da HDMI da 30 cm, magari tu ce l'hai, ne vuoi un altro, quindi vai nel negozio sperando di trovarlo, e ti dicono, oh, non esiste, ecco, non esiste tua madre. Ecco, tua madre, quella zoccola di tua madre, anzi no, quella esiste ed è una grandissima zoccola, ecco, con rispetto per le zoccole, che ripeto, per me va benissimo, è un lavoro che
non trovo niente di cosa. Anche quello il lavoro fa benissimo, cioè insomma non so, quello vabbè, però il discorso è che, cioè, questo, cioè, tu non ce l'hai, non di no, non esiste, di non ce l'ho, non lo vendo, fai più bella figura, sei più onesto. Ecco, ma non puoi dire no, non esiste. No, non esiste un cazzo. Esiste, testa di cazzo. Sei tu che sei un totale imbecille. Ecco, oppure non esiste e poi ti rifila una roba che costa 100.000 volte di più. Non è per niente quello che ti serve. Perché non esiste. No, non esiste un cazzo. Ecco. Non esiste quel becco di tuo padre. Ma va via. Porca miseria, dai, su, questo è insopportabile, proprio li odio. Ecco, e purtroppo l'ho sentito diversi, ecco che dico, non so, mi faccio sempre tanti nemici, ma non me ne frega un cazzo, ecco, sinceramente non me ne frega un cazzo. Perché? Perché, cioè, io dico anche queste robe con la speranza che chi lo vede non si incazzi col sottoscritto, ma si incazzi con sta gente. Perché sta gente che manda via le persone, non so se, cioè, capito, non dovete incazzarvi con la gente che se ne va via, dovete prendere le persone che cacciano via le persone che se ne vanno e sbatterle al muro, ecco, cioè battendole un muro e cercando di vedere se è talmente forte da spaccare la testa e vedere se c'è qualcosa là dentro, ma penso che non ci sia nulla, per cui non sporcherete nemmeno il muro, ecco, sappiatelo, ecco. Perché questo è, perché questo atteggiamento che ti viene voglia di dire, vabbè, senti, io me ne vado, perché io qua non sto bene con delle persone che sono totalmente deficienti, ecco, con degli esseri bacati, con dei contadini ripuliti, ecco, ti viene rabbia, no? Oh. Ma magari... Perché i contadini sono anche importanti, no? Invece sono il peggio del peggio, gli strafottenti, quelli che si credono sto cazzo, quelli proprio li odio, io vi odio, ecco. Quindi se voi mi seguite siete dei strafottenti, ecco, sciacquate al cazzo, che proprio vi odio, sappiatelo che io vi odio, perché veramente, non ce l'ha, non ce l'ha, non esiste, che non esiste. Questa cosa non esiste, ma poi tanti l'ho sentito, di ferramenta, di anche materiale informatico, di robe elettronico, elettriche, non esiste, non esiste cosa, ma cosa non esiste, cazzo non esiste, ce l'ho, come fa a non esistere, c'ho una cosa che non esiste, me la so creata, Se ce l'ho vuol dire che o me l'hanno regalato o l'ho comprata da un'altra parte che ce l'hanno, ma non di che non esiste. Cazzo, non esiste. Il cervello tuo non esiste. Ecco. Non esiste purtroppo uno che ti prende a bastonate. Vabbè, mi sono perso questa cosa. Ah sì, ti ha fatto insomma che sono arrivate cose, quindi vabbè. Quindi diciamo che non è arrivato tutto, sta arrivando un po' a scaglioni, diciamo quel poco che è arrivato l'ho già montato, fatto robe, peccato, purtroppo un capo, ahimè, un capo per l'appunto 30 cm HDMI, no, quello HDMI l'ho montato e va bene, e quello volevo dire di rete, un cat 7 addirittura, infatti bel tubo grosso così, ovviamente è tutto tranne che maneggevole, però cazzo, cioè, almeno insomma tra parentesi è quello che mi manda la rete su tutta casa, cazzo, cioè, voglio che sia bello performante. Per cui va bene così, e purtroppo quello
ahimè, quello più corto è su uno, sì, va bene, speravo di poterlo riutilizzare anche per un'altra roba, ma ahimè no, vabbè, quindi ce l'ho per emergenze, per robe, insomma, so che ce l'ho e siamo a posto così. Tanto a male non va, poi insomma è un catto 8 per quel di vettura, diciamo che sicuramente sarà obsoleto fra diversi annetti, e quindi vabbè, quindi insomma adesso ce l'ho, invece quelli proprio che mi servivano, quelli a 50 centimetri, quelli invece arriveranno e vabbè, e quindi vabbè, quindi così. Oggi invece qua si sono messi a fare, c'è una festa diciamo qua vicino di Regnago, e hanno avuto la cosa di fare una sorta di tour in elicottero, praticamente 40 euro per 10 minuti, e praticamente è stato un continuo passare sto elicottero, ma da stamattina che passa continuamente, in teoria era fino alle 9, per cui infatti mi sa che ho visto qualcosa lampeggiante che passava, mi sa che era l'ultimo che tornava, e sta di fatto insomma ecco, c'è cacciando sta cosa che poi diversi insomma hanno commentato il fatto che c'era 40 euro per una girata in elicottero, e io, ma vaffanculo, no? Ci mangio, faccio una cena di pesce e magari io so, il vecchio Piave che è tipo il Vissani di qua, per capirsi, insomma una cena di pesce lì. Per esperienza l'ho fatta, ma non ho pagato io, mi viene da dire, per fortuna, che se no anche la dovevo pagarla, peggio di un prestito. E sta di fatto insomma ecco, cioè, però nonostante insomma mi ero perso, nonostante diversi hanno commentato così, insomma l'elicottero ha fatto diversi viaggi, per cui insomma non è esattamente, c'è gente che spende 40 euro, effettivamente posso dire è un'esperienza comunque unica, per cui insomma diciamo che ci sta, vabbè, magari uno dice vabbè, oh, mi faccio per un giorno, non mi mangio, non vado so, al ristorante, ma vado sull'elicottero, che insomma non capita tutti i giorni di girare in elicottero, e quindi vabbè, ci sta. E invece ieri, a proposito di elicotteri e cose, praticamente qua vicino ha preso fuoco un cavannone, c'era la colonna di fumo nero che veniva su. Devo dire che ogni tanto qua prende fuoco qualche poco qua intorno, cose, e quindi insomma è un po' preoccupante, ogni tanto prende, vedi un fumo nero, così fumo nero che una colonna di fumo, ecco, non mi veniva all'orizzonte, diciamo, vabbè, e quindi fortunatamente sembra sia stato un capannone, qualcosa. Peccato, è stato buffo la Rai 3, perché ha fatto insomma il servizio, ho scritto incendio sospetto, quindi alludendo a qualcosa e non si è capito cosa, e poi ha parlato, dice ha preso fuoco e insomma è stato spento, basta, però non è che ha detto che so, stanno indagando le cose, boh, chissà che cosa, magari un'azione si ipotizza, un incendio doloso, una roba, no, niente di tutto questo. Ora che l'ha scritto sotto e non riesco a, mi si sta facendo malissimo il pollice, ecco, dicevo, cioè, è che incendio sospetto, quindi alludi a qualcosa, ecco, invece boh, vabbè. Invece a proposito di persone sospette, invece venerdì mi sono dimenticato, venerdì sera quando siamo tornati praticamente c'era
uno un piccolo SUV, credo sia il vicino, e con piccolo SUV che praticamente usciva dalla via in retromarcia. Nel frattempo arrivava una Mercedes o qualcosa bianca, e praticamente questo qua non solo non ha visto la persona e quindi gli è andato addosso, ma pure quello lì, cioè voglio dire, ma cazzo, ma vedi che ti viene addosso, cioè ingrana la retro e vai indietro, perché non vedi che tanto questo non si ferma, cioè, vabbè. Io penso che, come venerdì, insomma, ne ho viste un po' di tutti i colori venerdì sera, era a dire, un po', secondo me, la gente in cui ultimamente la gente è veramente deficiente, cioè partiamo già da una base di deficienza totale, bella, diciamo, ampia, bella, bella consistente, ecco. In più, secondo me si è aggravato, non so, dal fatto forse delle settimane che sono tutti sotto stress normalmente, in più si aggiunge la situazione nazionale che è quella che è, però io ho trovato venerdì, per esempio, gente la guida completamente schizzata, cioè proprio schizzata, cioè fare roba assurda, dici ma che cazzo c'è? Cioè, che normalmente uno dice ma scusa, ma porca puttana, a parte questi qui di questi che non si sono fatti nulla, gli ha appena marcato il, come si chiama, il porta, il paraurti davanti, ecco, non mi veniva, ma insomma l'ho visto un po' di tutti i colori tornando a casa, insomma, gente che ti sorpassa a destra, gente che mette la freccia, poi si blocca e non parte, e sta in mezzo alla strada così, senza motivo. Diciamo che, boh, che è? Diciamo che, preoccupante. Per quanto riguarda un altro, vabbè, domani e lunedì sarò in smart schifo, anzi non l'ho segnalato a nessuno, questo qui male, magari dopo lo manderemo, perché non mi ricordo se ho fatto proprio anche la richiesta sul portale, la telepresenza, toccherà che ci do uno sguardo. Però la cosa più importante è che domani, essendo lunedì, è lunedì di un film, per cui come tutti i lunedì sulla Fornace TV alle 9:15 ci sarà un bellissimo docufilm domani, quindi il 26 sarà Life in a Day, se non vado errato, film dell'anno scorso, corso, mi pare, o forse non mi ricordo se era o dell'anno scorso oppure è uscito quest'anno, ma non credo, no, credo sia uscito proprio l'anno scorso. Io quando avevo mandato un pezzo, mi pare ricordare, ma evidentemente non è stato preso, almeno io non l'ho visto, per cui direi proprio di no. E quindi va bene. E invece, per quanto riguarda il lunedì, quello successivo, se non vado errato, dovrebbe essere il 2 agosto, mi pare proprio sia il 2 agosto, per cui diciamo che è una data abbastanza particolare, il 2 agosto, e diciamo sia a livello nazionale, il 2 agosto dell'80, ecco, diciamo è successo un qualcosa di abbastanza particolare, e poi è successo qualcosa di particolare anche il 2 agosto dell'88, e diciamo che è un qualcosa che ci riguarda a noi dell'istituto, ma
ne parleremo ampiamente quel giorno, anche perché credo che sarò sempre in smart se non cambiano le cose, perché il fatto che il collega, però comunque era in ferie, per cui non credo che cambi qualcosa. Diciamo che purtroppo si è tramutato da ferie a infortunio, e quindi insomma, so, tra parentesi, anche grazie, e no, non per lui, grazie per un po' per tutti, e vabbè, purtroppo così è andata. E basta, e che volevo dire, per cui no, sicuramente vorrei essere, credo, di smart, perché in buona sostanza mi sono riservato sempre il lunedì, non solo perché c'è il lunedì dopo film, che per dire, più avanti ci sono dei lunedì in cui dovrò essere in servizio, uno su tutti me lo ricordo subito, il 13 di settembre sarò sicuramente in servizio, e perché c'è un evento quella settimana, si sono scatenati, non so che diavolo c'è, però si sono scatenati, ci sono due o tre eventi al giorno, una roba da matti, e però insomma, ecco, invece il 2 ci sarà un bellissimo documentario, uno di quelli che avevo fatto vedere orgoglioso, che avevo preso, che è un bellissimo film di Massimo Mazzucco, e insomma, quello che ho fatto vedere non è sicuramente piratato. Ora, altri sinceramente non me lo ricordo come ho fatto avere, mi pare che l'abbia comprati anche al suo tempo, però qualcuno era, diciamo, derivava dal vecchio lunedì do film, quello che andava in onda, sì, quando avevamo live stream, esatto, quando era su in onda, fra virgolette, la Fornace TV sul live stream, infatti era in onda alle 9, non alle 9 e un quarto, tanto che ho dovuto modificare come si chiama, lo spot, proprio perché in realtà c'è scritto un'altra roba, e però questo insomma l'ho comprato recentemente, adesso sinceramente sto valutando quale versione comprare di un documentario, un docufilm clandestino, chiamato così, no, cioè, nel senso, non si chiama docufilm clandestino, si chiama questo non è un caso Moro, mi pare, e ovviamente Moro gli staremmo parlando, ecco, e sembrerebbe interessante, per cui direi che si potrebbe anche non andare da MD a fare la spesa, ma si potrebbe anche pensare di comprarlo, insomma, e poi farvelo vedere magari a posto giusto di docufilm, sinceramente che non ritrasmetterò mai più tipo il complotto di Chernobyl, che l'ho trovato veramente ecco, no, non ci sono parole per descriverlo sinceramente come l'ho provato, e quindi vabbè, quindi questo. Nel frattempo invece si sta sistemando, per appunto era arrivato fino a quello del 9 se non vado errato, che non so sinceramente come farò a vederlo, e temo sarà l'unico lunedì che praticamente lo avvio, ma non lo potrò vedere, vabbè, ce lo vedremo tanto c'è, cioè, su YouTube, ha visto, e che volevo dire? Ah sì, quelli dopo invece io li sto creando in modo così, peccato che ho
un po' di settimane in cui sarò a casa, per cui insomma diciamo che potrebbe essere un piccolo grosso problema, ecco. Sarebbe meglio averli in modo che il mio computer, insomma il computer che uso adesso, tra parentesi, anche oggi mi sono accorto a un certo punto che non stavo trasmettendo, perché si era piantato OBS, io non so perché, su quel computer ogni tanto si pianta OBS e quindi va a puttane tutto. Vabbè, il problema è che no, non è che sto sempre collegato, ogni tanto ci faccio un passaggio sulla fornace TV e il problema è che ho trovato insomma che non andava. Vabbè, non lo so, non mi chiedete come mai. E sta di fatto insomma che ecco che sì, tanto la mia compagna ha prenotato la visita al parrucchiere, per cui insomma a breve sarò pettinato decentemente e niente, insomma, ecco, per cui uno in caso in cui non dovesse andare ho il computer, insomma ho il server che quando tra parentesi quelli di Vodafone si decideranno a portare a 1 tera la navigazione sulla FWA, allora a quel punto diciamo che ho tutto sotto controllo e sono a posto. Finché purtroppo non è così, diciamo che il server lo uso come d'emergenza, cioè il computer, ecco, che sto utilizzando adesso si pianta, bene, track, vado in onda, ecco, e basta, non mi viene in mente altro, per cui domani sono, ho detto già 1 milione di volte, sono in smart schifo, per cui insomma per cui basta, per cui noi ci salutiamo qui e ci vediamo alla prossima puntata.